ci ritroviamo con Pacinè l'artista e ci ritroviamo oggi per parlare principalmente di Sasha Mitic. È un artista belgradese, è un artista serbo, però Sasha Mitic abita in Friuli da molti anni, quindi è un po' adottato e infatti le principali sue mostre e rassegne si svolgono nella regione Friuli Venezia Giulia. Insomma, Sasha Mitic è una voce assolutamente interessante del panorama dell'arte di questa nostra regione. Innanzitutto c'è da puntualizzare che Sasha Mitic vuole mettere in luce due aspetti della sua produzione. Il primo aspetto, la città, il taxi, New York, la città anche un po' disumanizzante. Il secondo aspetto, la natura, il mare. E allora ecco che compaiono le barche, le navi, e sul tema della grande città di New York e del suo traffico un po' disumanizzante, e sullo stesso tema delle barche, delle navi, del mare, ecco che Sasha Mitic imposta una sua mostra e la propone in un luogo di mare a Lignano Sabbiadoro, dove c'è una assoluta e discreta sensibilità per l'arte figurativa. Qualche volta erroneamente si dice che le città dell'arte nella nostra regione non includono Lignano. Invece non è vero, perché la terrazza mare di Lignano Sabbiadoro, la direzione artistica di Ada Iuri, il lavoro che svolge Giorgio Ardito a Lignano Pineta, nell'ambito di quella della quale abbiamo già parlato, manifestazione extempore 5 e 6 settembre prossimi, e della quale parleremo ancora in memoria di un grande imprenditore che è anche un grande collezionista d'arte, si chiamava Renzo Ardito. E poi il lavoro che porta a Terrazza Mare e nell'ambito degli alberghi lignanesi diversi artisti curato dall'organizzazione del municipio. Insomma, non è vero che Lignano sia insensibile all'arte, non è vero che gli imprenditori lignanesi siano insensibili all'arte, e in questo senso io vorrei ricordare proprio la famiglia Clementi, il dottor Clementi e la dottoressa Barbara, che hanno aperto il loro luogo, che è una location formidabile in questo senso, e si chiama International, questo hotel, ed è un hotel proprio sul lungomare Trieste, ed è qui che Sasha Mitic ha impostato un suo lavoro e una sua ricerca, mirata a far vedere il tema del mare, il tema della barca. La barca poi ha un suo senso di lettura anche simbolico, perché la barca è quell'oggetto che si porta sul mare, ma la barca è anche quell'oggetto che richiama il pensiero, e il nostro pensiero può varcare molti mari, può superare veramente molti confini, e quindi la barca per Sasha Mitic è anche questa espressione di un sentire simbolico. Naturalmente, nel momento in cui queste mostre vengono proposte in un ambito alberghiero, potremmo pensare, come nel caso dell'International di Lignano Sabbiadoro, a una mostra dedicata esclusivamente al pubblico e alla clientela di quell'albergo. Invece l'International vuole avere un'apertura anche che va al di là di quello che è il pubblico, della clientela dell'albergo, ma vuole proporsi alla città, e vuole proporsi con questo generoso slancio e questa apertura nei confronti di questo artista serbo che vive a Udine, ma che rappresenta un'istanza internazionale che si può vedere nelle sue opere. Ci troviamo di fronte a un artista che, ancora giovane, dirà ancora molte cose di sé e della sua produzione. Vi lasciamo con queste immagini di Sasha Mitic, ovvero della sua opera, ringraziando anche Aldo Sbaizzero, che è il curatore di molte delle iniziative, una sorta di direttore artistico dell'attività di Sasha Mitic. E ci lasciamo con queste immagini, perché queste immagini raccontano proprio come la creatività nella nostra regione, anche di persone che arrivano alla nostra regione dalla
Serbia lontana da Belgrado, come nel caso di Saša Mitić, che comunque trova terreno fertile e occasione di espressione. E ecco, se queste sono le immagini del lavoro di Saša Mitić, ora vorremmo trasferirci in un altro ambito.